Ricevere il Cristo Eucaristico non deve essere ritenuto una cosa normale, ordinaria, ripetitiva. Questo non piace al Signore. Egli è amore onnipotente, creatore di tutto ciò che esiste e che esisterà, maestà infinita e Signore delle nostre vite, Salvatore e Redentore delle nostre anime. Davanti a Lui si prostrano gli angeli di santi. I cori celesti lo glorificano continuamente. Quando lo riceviamo nell'Eucaristia, è lo stesso Signore glorificato, rispettato e temuto dai cori angelici e dai santi. È lo stesso che ha patito ed è risorto per noi. La Santa Comunione non deve essere un atto ripetuto passivamente. Non dobbiamo accogliere il Signore nella tiepidezza o nel disinteresse, come fosse una cosa da poco, quasi un oggetto. Compiamo invece un atto straordinario ogni volta che lo riceviamo nella nostra anima, ed è un'immensa grazia che Dio ci concede. Pensiamo a quanti grandi amici di Dio nel passato, che non conoscevano ancora il Messia, avrebbero voluto ricevere in sé il Figlio di Dio in corpo, sangue, anima e divinità, come possiamo fare noi. Pensiamo ad Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, Elia e tutti i profeti fino a San Giovanni Battista. Solo nell'aldilà, se Dio ce lo concede, potremo essere pienamente consapevoli di questo grande onore della Santa Comunione. E rimarremo sorpresi con quanta superficialità abbiamo trattato la seconda persona della Santissima Trinità nell'Eucaristia. Chiediamo al Signore che ci renda sin da ora consapevoli dell'immenso dono dell'Eucaristia.